La scuola chiama, gli scout rispondono. Per il 19° anno consecutivo si rinnova Basi Aperte, l'iniziativa con la quale la GESCI, l'Associazione Guide Scout Cattolici Italiani, mette a disposizione del MIUR, il Ministero dell'Istruzione, le proprie strutture e soprattutto le proprie esperienze per trasmettere agli studenti valori come l'innamoramento per la natura, lo stimolo alla collaborazione, la responsabilizzazione, la conoscenza della propria dignità per imparare a rispettare quella degli altri, per contribuire all'aspetto formativo delle nuove generazioni. Basi Aperte è un momento molto importante per quanto riguarda lo scoutismo e la scuola. Sono attività all'aria aperta, educazione e formazione sul campo, quindi imparare facendo. Uno stimolo per gli insegnanti per vedere che ci sono diversi metodi di apprendimento e diversi metodi attraverso i quali il sapere può passare ai ragazzi. La novità introdotta dal nuovo protocollo d'intesa, rinnovato sulla base della riforma della nuova scuola, firmato nel febbraio scorso, è l'utilizzo di nuove tecnologie per coinvolgere i ragazzi in attività che gli permettano di conoscere e valorizzare il proprio territorio, aumentare il senso di responsabilità e che nello stesso tempo siano di supporto alla scuola con soluzioni alternative alla lotta al bullismo e alla dispersione scolastica. Cos'è questo accordo tra il MIUR e la GESCI? È un protocollo d'intesa che prevede una collaborazione e una messa a disposizione di risorse umane e strutturali delle basi nazionali scout alle scuole. I campi d'azione sono due: la valorizzazione del territorio con l'esplorazione, la mappatura e la successiva documentazione su Wikimappia, una mappa online che combina le caratteristiche di Google Maps e del modello Wiki, permettendo agli utenti di aggiungere informazioni sotto forma di nota su qualsiasi località del mondo, degli elementi caratteristici dei luoghi, dai castelli ai reperti ai sentieri. Il secondo è il geocaching, una sorta di caccia al tesoro in cui i partecipanti usano un ricevitore GPS per nascondere o trovare oggetti nascosti nel territorio. Attraverso queste nuove tecnologie, cioè il Wikimapia e il geocaching, si hanno degli strumenti nuovi che permettono appunto il coinvolgimento dei ragazzi in un modo ludico ma responsabilizzante. La presentazione è avvenuta oggi al campo scout di Spettine. In che attività sono coinvolti oggi? È un'attività che richiede dal punto di vista tecnico la conoscenza del saper campeggiare, di accendere dei fuochi, di bastare a se stessi in mezzo alla natura. Questo è il 19° anno di Basi Aperte. Quest'anno infatti abbiamo superato 1000 ragazzi che verranno a Spettine. Poi abbiamo un'altra base in Lombardia, della Caccialanza,